Enis I. Alla morte di Aegon, il regno perse una figura carismatica e di grande importanza. Il re aveva sempre cercato di conciliare il suo nuovo corso con il rispetto verso le tradizioni precedenti, mostrando sempre la dovuta deferenza verso le figure religiose e i culti, ricompensando tutti coloro che lo servivano con onore e fedeltà, sostenendo i bisognosi. Non tutti, però, avevano amato Aegon. Molti sudditi rimpiangevano i vecchi tempi, quando il potere non era centralizzato nelle mani di un unico regnante, ma le grandi case esercitavano la loro sovranità indiscussa sui propri possedimenti. Erano presenti sentimenti di vendetta nei confronti degli assassini dei propri cari, morti nella guerra di conquista, e anche di repulsione verso i Targaryen. Non tutti a Westeros accettavano il fatto di essere governati da individui che si sposavano fra consanguinei, e se i draghi avevano protetto Aegon, Rhaenys e Visenya, sarebbe stato così anche per i propri eredi? Morto Aegon, salì al trono Aenys, figlio di Rhaenys, nel 37 dopo la conquista, all'età di 30 anni. A differenza del padre e del fratellastro Maegor, Aenys non era un guerriero nato, anche a causa della sua costituzione. Aenys, quando nacque, era gracile e malaticcio, ben diverso dalla robusta costituzione di Maegor. Fin da piccolo gli venne dato un drago appena nato, di nome Lesto Argento, e i due crebbero insieme. Il carattere di Aenys era ben diverso da quello del padre. Se Aegon era stato un uomo sicuro di sé, fermo nelle sue decisioni e concentrato sul bene del reame, Aenys era considerato un sognatore, mecenate di cantastorie, come era stata sua madre Rhaenys, e uno studioso, piuttosto che un combattente. Per tutta la vita cercò di accontentare tutti, in una costante ricerca dell'approvazione altrui, e il suo regno ne risentì pesantemente. I suoi tentennamenti nel prendere decisioni logorarono la fiducia che i Lord riponevano in lui, e fu in gran parte per questo motivo che il suo regno ebbe vita breve. Notando la difficoltà da parte di Aenys nel mantenere il potere, diversi pretendenti al trono sfidarono i Targaryen. Nelle Terre dei Fiumi, un fuorilegge chiamato Arryn il Rosso sosteneva di essere nipote di Arryn il Nero e, con l'aiuto di un servitore del castello, riuscì a introdursi ad Arrenal, ma quando Aenys arrivò per far fronte alla minaccia, trovò misteriosamente Arrenal vuoto. Anche nella Valle di Arryn e nelle Isole di Ferro ci furono insurrezioni. Addirittura, a Dorne, un uomo che si faceva chiamare Re Avvoltoio cercava di raccogliere seguaci per sollevarsi contro il governo centrale. Ma i Martell avvisarono il trono che si stavano occupando della questione e che fosse cosa di poca importanza. In tutti questi tumulti, Aenys rimase sconvolto dalle rivolte, convinto di essere amato da tutto il popolo dei Sette Regni. Fu lento ad agire e indeciso sul da farsi. Fortunatamente per lui, altri agirono al posto suo, in modo tempestivo, sia nella valle che nelle Isole di Ferro. Il fratellastro Maegor pose un freno alla situazione, volando con Balerion, il Terrore Nero, il drago che era stato di suo padre, fino alla valle. I ribelli capeggiati da Jonos Arryn, fratello di Lord Ronnel, vennero sbaragliati e morirono tutti impiccati per mano di Maegor. Nell'Isola di Ferro, invece, Lord Goren Greyjoy liquidò velocemente un uomo che affermava di essere la reincarnazione di Re Lodos. Aenys decise di premiare Lord Goren, ma questi utilizzò i benefici accordatigli da Re Aenys per scacciare il credo dalle Isole di Ferro. Intanto, a Dorne, il Re Avvoltoio cresceva nei consensi e i Martell non erano così interessati ad occuparsene direttamente. Lasciarono infatti il gravoso compito ai Lord delle Terre Basse, i quali per fortuna vennero aiutati da Oris Baratheon, primo cavaliere del re all'epoca di Aegon, e si vociferava che fosse anche il suo fratellastro. Anche Arryn il Rosso, che aveva dato il via ai tumulti, venne braccato e infine ucciso dallo scudiero del primo cavaliere del re, Alyn Stockworth. Incapace di comprendere cosa fosse adatto per il bene del regno e cosa non lo fosse, Aenys volle ringraziare il fratellastro Maegor per il servizio svolto durante le ribellioni
nominandolo suo primo cavaliere. Convinto di aver fatto qualcosa che sarebbe stato utile sia per il suo regno che per il reame, Aenys non capì come questo lo avrebbe invece portato alla rovina. Un altro grande problema derivò dalla questione matrimoniale. Il matrimonio di Aegon e Rhaenys era stato accettato dai lord del continente occidentale, seppur controvoglia in alcuni casi. Da molti era ancora considerato un abominio sposarsi tra fratelli, ma re Aenys non aveva sorelle, quindi dovette sposare Alyssa Velaryon, figlia del comandante della flotta del re e Targaryen per parte di madre, il che la rendeva praticamente una cugina. La regina Visenya suggerì che il figlio Maegor si sposasse con Rhaena, primogenita di Aenys. L'Alto Septon si oppose. Così, la scelta ricadde sulla stessa nipote dell'Alto Septon, Cerise Hightower. Dal matrimonio di Cerise e di Maegor non nacquero figli. Figli che invece ebbero Aenys e Alyssa. Dopo la primogenita Rhaena, nacquero Aegon, Viserys, Jaehaerys, Alysanne e Vella. I rapporti tra Maegor e Aenys si inasprirono ulteriormente al passare degli anni senza un erede da parte di Maegor. Così, nel 39 dopo la conquista, Maegor annunciò di aver preso in segreto una seconda moglie, Alys Harrowey, e il matrimonio fu celebrato dalla stessa Visenya Targaryen, in mancanza di un Septon che approvasse l'unione. L'offesa fu così grave che Aenys fu costretto a mandare in esilio suo fratello Maegor, sebbene le leggi valiriane ammettevano matrimoni tra fratelli e sorelle, ma anche tra zio e nipote, o cugino e nipote. Ma se le leggi valiriane approvavano tali unioni, era stato in un altro luogo e in un altro tempo. Non di sicuro nel continente occidentale, dove il credo dominava incontrastato relativamente alla questione religiosa, e dove milioni di persone ascoltavano attentamente i precetti del Septon. 2 anni più tardi, Aenys peggiorò ancora di più la situazione, se possibile, facendo sposare i suoi figli primogeniti, Rhaena ed Aegon. Non solo, Aegon venne nominato principe della Roccia del Drago, al posto di Maegor. Offesa difficile da digerire, visto che il titolo di principe della Roccia del Drago viene dato a colui che alla morte dell'attuale sovrano ne prenderà il posto. Il credo mandò una missiva al re in cui lo condannava pubblicamente per l'infausta scelta legata al matrimonio dei figli e anche il popolino si schierò contro di lui. Il Septon del Credo, che aveva officiato la cerimonia, venne espulso e i poveri compagni lo fecero a pezzi poche settimane più tardi. Re Aerys e la sua famiglia rischiarono la vita a causa di uomini che provarono ad entrare nella Fortezza Rossa, ma vennero infine salvati da un cavaliere della Guardia Reale. Il re decise, a quel punto, di scappare, rifugiandosi a Roccia del Drago e ignorando i suggerimenti di Visenya, la quale pensava che i draghi avrebbero riportato fuoco, sangue e ordine all'interno di approdo del re e del regno intero. Aenys non l'ascoltò, cadendo ammalato a causa dello stress subito. Impossibilitato a muoversi, rimase a letto, in preda a fitte dolorose che gli attanagliavano l'addome. A soli 35 anni, il re era caduto ammalato, accudito dalla regina Visenya, parve migliorare, per poi avere un improvviso tracollo. Le sommosse contro il trono si stavano scatenando sempre di più in varie zone del regno e la sua salute peggiorò ulteriormente, dopo aver saputo che i figli Aegon e Rhaena erano stati assediati mentre si trovavano a Craighall, tappa del loro viaggio annuale nel regno. Morì pochi giorni dopo. Il suo corpo venne cremato a Roccia del Drago, come era usanza nell'antica Valiria. Nel dubbio che colei che si era presa cura di lui nelle ultime settimane di vita fosse in realtà una delle cause principali della sua dipartita. Visenya Targaryen, madre di Maegor, godeva infatti di una sinistra reputazione.